decidiamo cosa fare. Sì, sì, sì. Ridiamo a tutti i cittadini di entrare nel palazzo. Sì. No, io dico di entrare e cogliere i colpevoli con le mani ancora insanguinate. Sì, sì, dobbiamo agire, non indugiare. Esatto. Questi preparano la città alla tirannide. Sì. Perché perdiamo tempo? Intanto quelli agiscono, non lasciano dormire le mani. Sì, andiamo. Non so davvero che decisione suggerire. E prima di agire dovremmo decidere. Sì, io non credo che nessuna parola possa non resuscitare un morto. No! E dobbiamo cedere a chi oltraggia questa casa? No! 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 La morte è molto più dolce della tirannide. Sì! Sì. No! No! Sì. Fermi! Ma solo dalle grida non possiamo sapere se il re è effettivamente morto. Sì. Dobbiamo sapere prima di adirarci. No. Sì, congetturare è diverso da sapere. Sì. No, sì! Noi dobbiamo sapere chiaramente che cosa è successo ad Agamennone, no? Sì! Sì. Sì. Allora andiamo, allora entriamo. Che cosa hanno fatto mio padre? Che cosa hanno fatto mio padre? È giunto infine il tempo della mia vittoria. Tutto ho fatto e non lo voglio negare. Gli avvolgo intorno una rete senza scampo. Due volte lo colpisco. Due volte egli grida. Quando è già a terra gli do un terzo colpo. Cadendo egli sputa fuori l'anima. Il sangue schizza violento dalla ferita e mi colpisce con nere gocce. E io gioisco come un campo arido dopo una pioggia ristoratrice. Aveva riempito il calice di tali crimini, che ora che è tornato deve berlo tutto fino all'ultima goccia. E lei, la sua prigioniera, l'indovina che gli fu compagna di letto. Anche ora mi accompagna fedele. Disonorata e priva di amici, dovrei pagare colpo su colpo. Il mio re,